mantenere la gente in montagna, va bene, mantenetela, ma dategli la possibilità di vivere in modo dignitoso. Punto e a capo. Se no, no, okay, voi potete buttarvi a tutti i soldi che volete sul recupero della fauna selvatica. No, però io voglio capire, no? Parlavamo col Del Nero. Il Del Nero diceva 32 centesimi, 30 al litro di latte, è assurdo. È vero. Allora, ipotizziamo che tu qui hai la strada, quindi non hai più l'elicottero. Però quello che ti pagano oggi il latte ti va bene? No, ci sono tutta una serie di questioni. Io porto l'esempio dell'alpeggio perché stiamo parlando della situazione d'alpeggio, però legato all'allevamento e all'agricoltura. Allora, 30 centesimi in latte è una ladrata, se vedi poi che crescita ha il valore del formaggio alla vendita. Beh, però allora non è remunerata l'agricoltura, giusto? No, basterebbe quello, cioè calibrare e dare il giusto. Voglio dire, un altro problema che nessuno mai affronta è quello del fieno. Ovviamente, essendo un'azienda agricola in montagna di 40 bestie, non potete pensare che il fieno dei prati di proprietà possa bastare. Acquistiamo fieno. Allora, è assurdo che in pianura bruciano il fieno perché ce n'è troppo, perché ormai chiudono le stalle, ma non ti abbassano il prezzo. Perché sennò si rovina il mercato. Agli intermediari che non te lo abbassano. E non parliamo di, parliamo di 20 euro al quintale. Ragazzi, è tanto! Tanto, costa un'ora di elicottero. Allora, a minuto, adesso quest'anno ci ha fatto un contratto di 26 centesimi, 26 euro al minuto, più la chiamata. La chiamata quanto? La chiamata, se fa altri giri te la fa a metà, se no sono 100-150 euro. 150 euro la chiamata? Chiama solo per partire, per girare la chiavetta. Sì, 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 poi non potete mettere, cioè il carico è tutto per voi, quindi non è un caso in cui uno si può mettere d'accordo. No, se poi, sì, più o meno sì. Beh, tieni conto che noi abbiamo sempre preso il pieno del Maggenghi, anche dei privati, e portato su per i 10-15 giorni qui perché ci spiaceva vedere bruciare il fieno. Ah, perché giù là abbiamo visto che è lì in abbandono. Abbiamo dovuto dire basta perché comunque ti costa troppo. Sì, è vero, facciamo ancora un po' di formaggio, ma tieni comunque qua la gente, la devi pagare, non ti costa. Quest'anno abbiamo portato su solo quello dei prati privati, dei loro prati, e gli altri l'hanno bruciato. Ah, ma così abbandonano, non dovete far così. E allora tu dai a questa gente la possibilità di pagare l'elicottero per portarlo su, o creami una strada che mi arriva fin qui, io carico il mio mezzo, certo, e porto sul fieno, ragazzi. Ma qui, scusa, chi ad esempio pone il bastone tra le ruote per realizzare una strada ASP, ovvero silvopastorale, cos'è, allora, il parco, l'Unione Europea, la Lombardia? No, ieri, Claudio, dove eri ieri? No, ve lo chiedo a lei. No, allora, sono diverse le persone, perché dicono che si rovina la montagna, perché c'è questa idea che una strada rovini la montagna. Non è vero. Voi avete visto montagne in Trentino, in Svizzera, rovinate, dove non ci sono più pascoli perché gli arriva la strada, o vedete che sono sui giovani a lavorare. Voi quando andate in giro guardate se ci sono vecchi o giovani. Ma dipende, si vede, scusa, un po' di tutto, si vedono le cose fatte bene ma anche le cose fatte male. Sicuramente. Non è che ci sia una ricetta unica. Però ragazzi, d'Evero, chi la conosce? La silvopastorale che sale all'Alpe d'Evero. Mm. Ma se i giovani in montagna non ci sono, poi l'Alpe d'Evero non è tutto rovinato, questo altopiano in ossola. Però la strada è una follia. Sicuramente, ma anche tra l'altro aveva due impianti di fune, di legna, al servizio del legno, che potevano essere come dire, implementati, insomma. Quindi si vedono anche delle strade che sono state sicuramente, portate. Proprio... Sicuramente, però voglio dire, se non arriva di sicuro... C'è lo spopolamento. È destinato a essere pagato. Lo dico sempre, poi è inutile che si piange, quando arriva giù tutto in testa. Però, cioè, quanto sarebbe lunga la strada che dovrebbe essere fatta per arrivare? Qua? Sì. E anche 2 chilometri. Deve fare questo versante. Alla casera. E sarebbe solo per vostro uso? Solo, ma io non voglio, ma nessuno vuole la gente con la macchina fuori dalla porta. Nessuno vuole questo. La mentalità di molti, però se tu metti delle regole rigide, dei paletti rigidi, quelli devono essere rispettati, ma questo vale per qualsiasi una sbarra, un lucchetto. Però ragazzi, se voi volete che rivedere, perché questi hanno un'importanza anche paesaggistica, turistica notevole,
se si vogliono vedere ancora, però ragazzi, bisogna mediare. No, la mediazione deve esserci. E io dico, nell'agricoltura purtroppo si ha un atteggiamento, io lo dico spesso anche con loro, troppo assistenzialista. Perché comunque, e per stare lì, e se ti va male la stagione, hai piccole, e ti hai le bovine da... calma, perché ci sono altre attività economiche che se vai, vai, punto, a capo. Viene assistita tantissimo l'agricoltura. Il problema è che, sì, i soldi li prendo anche, ma poi li devo spendere nelle cavolate? Non me ne faccio assolutamente nulla. Politiche diverse sul valore del prodotto. Quello. Cioè, certo, si diceva ieri, va remunerato diversamente, un latte di qualità deve essere... chiaro, ma chiaro anche che... un latte di pianura, ragazzi, perché se non ci stanno dentro, non ci stanno dentro. Ma tu è inutile che continui a buttare dentro soldi, sì, perché li butti via. Senso. Li butti via, rivedi. Il fieno non venderlo a 20 euro al quintale quando lo stai bruciando. Intervieni e dai una regola. Io mi ricordo quando ero ragazzina che comunque esisteva il pane sociale, il pane veniva calmierato al mercato del pane. Adesso è arrivato ai prezzi poveri. Cioè, torniamo anche comunque a un'idea di tenere sotto controllo i prezzi che oltre non c'è, perché dopo, cioè se io dopo devo pagare te agricoltore perché non ce la fai a pagare il fieno, ascolta, comprati te il fieno e cammina come istituzione economica, perché se qualcuno di voi che sicuramente c'è e ne sa molto più di me di economia, sa che un'azienda o sta in piedi o non sta in piedi, non puoi continuamente buttar dentro. E le aziende agricole come tali sono aziende economiche, devono stare in piedi da sole. Non ce la fanno, ma non per loro incapacità, perché è qui da vedere, per quello che c'è intorno. Perché se io devo spendere 17.000 euro di elicottero, ragazzi miei, ma ogni tanto io guardo e dico, ma voi chi ve lo fa fare? Ma se a me sta la, è morta una mucca, la devo ricomperare. Però intorno ci stanno anche delle politiche, delle situazioni molto complesse, secondo me ad esempio l'Unione Europea, le quote latte, il fatto adesso perché... Adesso non esistono più, eh? Sì, no, d'accordo, però ci sono state, perché ad esempio certi produttori industriali di formaggi, di derivati, eccetera, vanno ad acquistare il latte in Francia, in Baviera, in Romania, chi lo determina? Buona domanda. Sì, noi. Buona domanda.